bene. Un po' di sano movimento fa sempre bene. Perché la bicicletta? Beh, intanto perché è estate e perché si ha voglia di uscire, non solo di camminare, ma anche di andare in bicicletta, anche perché ci fa bene, quindi insomma ci teniamo in forma. Ma la bicicletta è anche un po' un mezzo di trasporto, se vogliamo. Un mezzo di trasporto che ci permette non solo di andare, diciamo così, a lavorare, ma o a scuola, ma anche fare dei bei viaggi. E visto che siamo in estate, visto che ormai si parla di tempo di viaggi, ne abbiamo parlato tante volte, ho detto, bene, perché martedì non parliamo di viaggi? E chissà quale mezzo viene anche utilizzato per i viaggi. Come vedete c'è chi preferisce la bicicletta e magari si fa anche quei viaggi cicloturistici dove si ferma a dormire negli ostelli, o semplicemente fa il viaggio, la gita della giornata perché non ha tanti giorni e magari se ne va in montagna, mangia e poi torna al ponente cinghiale per dire e poi torna giù. C'è chi utilizza la barca come mezzo anche per viaggiare, il treno, l'aereo, la macchina stessa e altri mezzi li vedo un po' più difficili da utilizzare, però magari ce n'è anche qualcuno un po' particolare come può essere il calesse piuttosto che, non lo so, il cavallo, sì, anche il cavallo. Beh, effettivamente in Francia, insomma, nella regione della Camargue ci sono tantissimi cavalli e proprio vengono anche utilizzati per fare dei bellissimi viaggi, soprattutto anche la corsa, diciamo così, sulla spiaggia a pelo raso, senza sella. Non l'ho mai provata, ma sarebbe anche un'altra, diciamo così, avventura emozionante. Ma detto questo, stringo, perché? Perché intanto farò di nuovo qualche giorno via, tornerò in Francia, in realtà andrò anche a visitare Salon de Provence, terra di Nostradamus, e quindi ve ne racconterò anche un po', un estratto anche di questa bellissima terra, poi farò qualche giorno a capo e poi tornerò. Questo martedì quindi parliamo di viaggi, tanto per, come si dice, tenerci allenati per sapere dove poter andare in vacanza, e lo faremo anche con Super Falcotec. Vi ricordiamo, tante volte lui ci ha detto, io viaggio, vado sovente in viaggio, ho visto tanti stati, tante nazioni. Ebbene, l'ultimo suo viaggio è stato in Islanda e ho deciso con lui di raccontare un po' l'Islanda, ma anche i viaggi che ha fatto, magari ci dà anche qualche, diciamo così, idea su dove andare, magari anche quale mezzo di trasporto utilizzare, perché mi sa che lui ne ha utilizzati parecchi nella sua vita. Detto questo, quindi l'appuntamento per domani alle 9:30, come sempre insieme, pronti per viaggiare, e poi invece ci saluteremo il martedì successivo perché poi faremo un po' di pausa, ma torneremo nuovamente insieme a chiacchierare e ci saluteremo proprio avanti. Quindi vi aspetto come sempre alle 9:30 e domani mattina per parlare di viaggi insieme a me, insieme a voi e insieme a Super Falco. Ora me ne vado, sperando che le ruote, visto che non sono tanto gonfie, lo so, perché voi siete, voi guardate tutto, controllate tutto, quindi mi scriverete anche, ma come non hai gonfiato le ruote? Va bene, adesso vado anche a gonfiarle così riesco a fare un po' più di chilometri, ok? Intanto vado.